per la Sicilia oggi. È il ponte sullo stretto, è un grande piano infrastrutturale che rimetta la Sicilia in condizioni di competere sul piano nazionale e internazionale. Qual è la messa in sicurezza del territorio e quindi una lotta al dissesto idrogeologico che ha prodotto i morti quest'anno come l'anno scorso nel Messinese, oppure 6 miliardi e mezzo regalato alle cosche mafiose di Messina e di Reggio Calabria per costruire un'opera che non serve a niente perché è un'enorme cattedrale nel deserto, visto che poi magari si risparmiano 10 minuti per traghettare e se ne perdono 8 per fare la Salerno-Reggio Calabria. Noi vogliamo discutere del merito, delle questioni reali, vogliamo sapere qual è il piano, un piano straordinario per il lavoro in Sicilia. Le nostre imprese continuano a chiudere, la crisi sta mordendo il futuro di un'intera generazione che è costretta ad emigrare sempre di più. I dati dell'Istat e della Svimez ce lo raccontano ogni giorno. Parliamo di 35.000 giovani sotto i 35 anni che ogni anno lasciano la Sicilia. 35.000 persone, sono una città come Termini Imerese che scompare dalla cartina geografica, e scompare una città fatta solo di giovani sotto i 35 anni, per lo più laureati, per lo più gente su cui le nostre famiglie hanno investito soldi per la formazione, che rappresentano a volte l'eccellenza delle nuove generazioni siciliane, che trovano un futuro altrove, dove spesso li prendono nelle industrie del nord o ancora meglio nelle università all'estero, dove diventano quei famosi cervelli in fuga che noi lasciamo fuggire e condanniamo in questo modo la nostra terra, la nostra Sicilia a un futuro di sottosviluppo, lasciando appunto che partano energie migliori. Allora noi pensiamo che queste siano le priorità che oggi vanno messe all'ordine del giorno.